Buon pomeriggio, siamo in diretta per gli eventi legati all'incontro con l'autore correlati al premio Asimov. Oggi abbiamo l'onore di ospitare il professor Ciardi che risponderà alle nostre domande. E in collegamento con noi abbiamo anche il professor Vissan e il professor Marco Segala. Allora, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere intervenuti. Abbiamo anche il canale YouTube, sappiamo che ci sono diverse persone collegate. Ringraziamo tutti quanti per la partecipazione. Iniziamo col presentare il professor Ciardi. Sinceramente, pur insegnando scienze, quindi in qualche maniera nel liceo scientifico Masci di Chieti, io non ero mai venuta in contatto con il professore e non mi era mai capitato di leggere un suo libro, quindi questa è stata l'occasione buona e mi sono anche ripromessa, professore, di leggere gli altri suoi testi. Il professore è professore ordinario di storia della scienza all'Università di Firenze. E gli ambiti da lui trattati sono in grado di spaziare dalla storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo, ai rapporti tra scienza e società, anche la storia della filosofia e della letteratura. Cioè è una persona che è in grado di ampliare i nostri orizzonti perché sa spaziare con professionalità su settori molto, molto vari. Tra le sue opere possiamo ricordare Galileo ed Harry Potter, il titolo è anche molto accattivante, tra l'altro, oppure l'altro testo, I segreti degli elementi con Mendeleev e l'invenzione del sistema periodico, un genio Mendeleev, docente di scienze lo devo comunque dire, oppure Il mistero degli antichi astronauti. Non sto qui a tediarvi con l'elenco delle numerose opere scritte dal nostro professore. Allora, credo che i nostri alunni abbiano dei problemi ad entrare, forse legati anche ai mezzi di trasporto, perché uscivano da scuola un attimino tardi e dovevano ritornare a casa. Se voi siete d'accordo, possiamo leggere noi le domande che i ragazzi hanno formulato dopo aver letto il libro. O facciamo così intanto, diamo loro un po' di tempo per vedere. Professor Vissani, professor Segala, volete dare voi il benvenuto anche al nostro ospite? Sì, con tanto piacere. E allora, con Marco ci conosciamo invece da qualche anno. E lui anche tiene un blog, proprio come faceva il precedente autore, molto bello, che si chiama Descartes, ve lo caldeggio tantissimo. E il libro di cui parla oggi parla veramente di temi importanti, no? Perché diciamo, è vero che i termini che usiamo sono un po' convenzionali, però per capire cosa è scienza è anche importante capire quello che scienza non è. E Certo. questi termini sono anche, diciamo, in qualche modo recenti nell'uso che ne facciamo. E quindi, per esempio, in Italia il termine pseudoscienza è utilizzato fino a un certo punto ed è, secondo me, elaborato fino a un certo punto. Quindi questo suo saggio è veramente importante. Poi vorrei anche dare il benvenuto al professor Segala, che invece è dell'Università di L'Aquila, che è collega e amico dell'autore di oggi. Vorrei ringraziare tutti quanti quelli che partecipano al premio, gli studenti prima di tutto, però anche altri 700 insegnanti e molti colleghi da tutta Italia. Quindi questo è un premio molto partecipato, molto democratico anche. Ci tenevo a richiamarlo. Quindi passo con piacere la parola a Marco Segala per un saluto. Quindi Grazie aspettiamo. Francesco, grazie molto per questo invito. Sono stato invitato soprattutto perché conosco Marco Ciardi da una miriade di anni, perché abbiamo fatto il dottorato nella stessa università, quindi insomma ci conosciamo dai primordi. Spiego brevemente cos'è il dottorato, forse perché non è detto che tutti lo sappiano. Quando si studia all'università, oggi ci si laurea dopo 3 anni, si chiama laurea di primo livello, oppure dopo altri 2 anni, laurea di secondo livello. Alla fine di questo percorso,
quindi con un diploma di laurea di 5 anni, chi decide di diventare uno scienziato, un filosofo, uno studioso di letteratura, che poi possa procedere a diventare professore universitario, deve fare un dottorato. Negli altri paesi si chiama PhD, cioè dottorato in filosofia, perché le radici sono appunto che una volta tutti studiavano, diciamo, la scienza era, le scienze erano dentro la filosofia, la scienza principale, che era la fisica, si chiamava infatti filosofia naturale. Quindi è rimasto nei paesi anglosassoni, questo è infatti Francesco, vedete che ha scritto accanto PhD, proprio perché ci ricorda, ci tiene al suo dottorato, che ha anche questa origine filosofica nella filosofia naturale. Comunque Marco e io abbiamo fatto il dottorato a Firenze, e quindi ci conosciamo da tantissimi anni, e appunto il dottorato ci ha portato poi alla carriera universitaria, che diciamo... Lui è diventato uno storico della scienza, io sono più uno storico della filosofia, un filosofo della scienza, ma ho anche fatto un po' di storia della scienza. Componenti che si integrano in qualche maniera. Sì, ci integrano. Diciamo che la nostra anche comunanza è che tutti e due abbiamo avuto lo stesso maestro, cioè il professor Paolo Rossi dell'Università di Firenze, che è morto giusto in questi giorni, 10 anni fa, stavo pensando. Il 14. E che insomma noi ricordiamo con molto affetto, che ci ha insegnato tantissimo. Diciamo, molte cose che oggi ci sentirete dire, molte cose che trovate anche nei libri di Marco Ciardi, derivano da questa origine nel magistero, chiamiamo così, del professor Rossi, che era appunto un grande storico della filosofia, storico della scienza, storico dell'idea, e che lui ci ha insegnato appunto che i percorsi del sapere, i percorsi storici, i successi valgono tanto quanto i fallimenti, se vogliamo capire la storia. Capire soltanto i successi non ci porta molto lontano. Certo, condividiamo appieno, e sinceramente è anche bello che rimangano questi pensieri, e che poi condividete con voi di docenti, perché io credo che l'aspetto più importante di un docente è quello di avere poi un ex alunno che si ricorda e ci cita, sia raccontando episodi o comunque conoscenze che gli abbiamo trasmesso. Insomma, è questo forse l'aspetto più importante dell'insegnante, che gli alunni si ricordino effettivamente di noi. Quindi che voi vi ricordiate di questo docente sicuramente è molto, molto bello e interessante. Allora, i miei alunni mi hanno scritto che si sono collegati, vediamo un attimino. Francesco Di Michele, ci sei? Non ancora, quindi hanno dei problemi. Allora, intanto posso approfittare un attimo per ringraziarvi diciamo, intanto è un onore essere nella cinquina finalista del premio Asimo, perché insomma è una cosa a cui tengo molto, e soprattutto l'aspetto, diciamo, del contatto con la scuola, con gli studenti, che è un rapporto che ho sempre coltivato fin dall'inizio della carriera universitaria, e quindi appunto ricerca, insegnamento, didattica, trasmissione di sapere, anche in questo caso sono tutte cose che vanno tenute insieme. Quindi ecco, approfitto per ringraziarvi e anche in anticipo tutti gli studenti e tutte le domande che faranno, e spero di dare nei limiti di tempo insomma delle risposte soddisfacenti o che siano interessanti, e dico già fin da ora che in ogni caso sono a disposizione, ecco, per ulteriori approfondimenti se nascessero curiosità o se le risposte appunto non fossero particolarmente esaurienti sul momento. Benissimo, benissimo. Allora, dal momento, allora, Francesco Di Michele, benissimo. Francesco, allora, ci sei? Riusciamo comunque a vederti? Allora, poni direttamente tu le domande al professor Ciardi.
Francesco, prova a accendere il microfono e la webcam. Scusate, credo che siano gli inconvenienti legati alla diretta. Eccolo, normale, ciao Francesco. Ormai ci siamo abituati. Benissimo. Sì, sì, sì. Benissimo. Allora. Francesco, hai acceso il microfono, puoi parlare e porre le tue domande. Probabilmente mi scrive che ha problemi di microfono, non c'è nessuno. Allora, risolviamo noi. Intanto ti abbiamo visto e leggo io le domande da te preparate. Allora, diciamolo, è un complotto, diciamolo, è un complotto questo. No, 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 nei confronti di Francesco assolutamente no. Allora, la prima, negli ultimi anni c'è stato un aumento vertiginoso dell'esposizione mediatica. Si è bombardati di notizie con la difficoltà di reperire le informazioni giuste in un terreno che sembra più contaminato dalle famose fake news. Si potrebbe parlare di una nuova pervasiva diffusione delle pseudoscienze? E qual è il rapporto dello storico della scienza con esse? Bella domanda, interessante, complessa. Direi che ciò che noi chiamiamo pseudoscienza è sempre esistito. Però è molto importante valutare ciò che è scienza e pseudoscienza dal punto di vista del percorso storico, nel senso che se l'alchimia per noi oggi è una pseudoscienza, non necessariamente lo è sempre stata nel passato. Sicuramente è cambiata la modalità di trasmissione, famose celebri, diciamo, fake news, come il fatto che non siamo mai stati sulla Luna, è nata prima dei social, quindi è diventata molto famosa senza avere questa cassa di risonanza. Però è vero quello che è stato detto nella domanda, che oggi appunto ci sono nuove modalità, sono sempre più pervasive, e siamo di fronte a un paradosso, cioè che abbiamo una infinità di informazioni enormemente superiori rispetto al passato, ma spesso non le possiamo gestire, e non le sappiamo gestire. E qui entra in campo, secondo me, il ruolo essenziale dell'istruzione nella scuola nel fornire gli strumenti essenziali, diciamo, per sviluppare quello che in genere si definisce lo spirito critico. Cioè fornire quegli strumenti che permettono di capire quali, ad esempio, sono le fonti che è meglio guardare e quali sono i siti che noi possiamo invece più facilmente evitare o sui quali è inutile soffermarsi. Quello che è difficile oggi, appunto, è entrare in rete e fare una scrematura rispetto a quello che ci viene proposto. Però con alcuni strumenti, neanche troppo complessi, non è difficile fare questo. E ovviamente bisogna avere un bagaglio di attrezzi, no, che ci permetta, e anche ci vuole anche la nostra disposizione ad apprendere, perché come penso tu sappia, Francesco, una delle cose che si fanno quando si va in rete è andare a cercare le informazioni che già confermano la nostra convinzione. E quello non è spirito critico, non è mettersi in dubbio, è semplicemente andare a cercare un contenitore. Ora, come si sviluppa lo spirito critico? Non è semplice, perché non si riesce a sviluppare attraverso dei post o un dibattito sotto un post. È un lavoro che ha bisogno di tempo e da questo punto di vista la storia insegna, no? Perché, come diceva Marco Segala prima, la scienza è un processo molto complesso. E distinguere verità da non verità non è sempre così semplice, né detto che possa essere una cosa che si fa in tempi rapidi, no? E questi 2 anni di pandemia ci hanno messo di fronte proprio a tutti questi problemi. Quindi la risposta è che
si può lavorare fornendo strumenti che ci permettano di districarci meglio in questo universo molto complesso. D'altra parte bisogna avere la predisposizione anche appunto a mettersi in discussione dal punto di vista di ciò che dobbiamo apprendere. Benissimo, non so se ti sono stato di risposta utile. Allora, Francesco, con te, visti i problemi di microfono, dovremmo comunicare con i segni. Quindi fai ok se sei soddisfatto almeno. Perfetto, doppio pollice, quindi direi che è benissimo, benissimo. Quindi in qualche maniera ha anche riassunto quello che vi diciamo. Allora, conoscete per poter scegliere, criticare. Siate sempre critici ed elastici mentalmente. Allora, andiamo, c'è un'altra domanda che Francesco aveva preparato. Allora, eccola qui. Nell'ultimo capitolo le professore scrive: studiare le credenze non è meno importante dell'insegnare le verità. Facendo un riferimento alla situazione attuale dovuta alla pandemia da Covid, sembra che la divulgazione scientifica in alcuni casi abbia difficoltà a superare convinzioni e credi che appaiono sempre più radicali. È troppo ardito chiedere come si possa insegnare verità in questo confuso panorama, indubbiamente anche collegata alla precedente domanda. Appunto, in parte ho risposto già prima. Il problema è che ognuno di noi ha il proprio specialismo e quindi c'è anche uno, diciamo, c'è un, diciamo, anche fare divulgazione scientifica è diventato un mestiere specialistico. Secondo me quello che devono fare, attenzione ai divulgatori, è sempre attenersi bene alle loro competenze specifiche, cioè parlare nel dettaglio di cosa conoscono bene, evitando di entrare in campi molto complessi che sono specialismo di altri. Ora io faccio l'esempio della storia perché è la storia della scienza è il mio campo. A volte trovo, diciamo, delle presentazioni della storia anche in ambito divulgativo che sono abbastanza approssimative della scienza. Allora, in genere il consiglio si dà veramente nel giornalismo scientifico, anche cioè i giornalisti scientifici bravi, ma anche quelli che fanno divulgazione, hanno, e si ritorna a quello che si diceva prima, hanno, come dire, la loro lista di persone competenti, specialiste, fidate, a cui sanno quando riferirsi se devono parlare di un argomento e magari fanno verificare i testi delle loro affermazioni. Cioè, voglio dire, se tu fai una divulgazione scientifica e parli di Newton, prima di parlarne in un certo modo è meglio se fai, diciamo, un piccolo confronto con uno specialista dell'opera di Newton. Non è che ci vuole tanto. Cioè, basta una telefonata di 5 minuti, una mail, insomma, io ho tanti contatti con giornalisti scientifici che spesso mi interpellano su cose specifiche. Ad esempio, prima la professoressa parlava di Mendeleev, quando nel 2019 c'è stato il 150esimo della tavola periodica, ovviamente sono stato interpellato varie volte su questo argomento. È sempre quel principio base, no? Quindi apertura, conoscenza, poi rispetto degli specialismi, e quindi anche in questo caso ti do ragione, ecco, è un lavoro complesso da fare, che anche in questo caso predispone, però, cioè presuppone la disponibilità di chi fa un certo mestiere a rispettare le competenze degli altri. Tu pensa a questo discorso se lo applichi ora in ambito di pandemia. Cioè, quanti a sproposito hanno parlato del tema pandemia, vaccini, non essendo specialisti e competenti in quell'ambito. In più, non sapendo, e qui
ovviamente si torna al tema generale, non sapendo qual è il meccanismo di funzionamento generale del sapere scientifico, cioè come la scienza arriva a delle conoscenze e qual è stato il percorso per arrivare al modo con cui oggi la scienza opera. Sì, tema attuale che in classe abbiamo comunque anche affrontato alcune volte. Francesco, ricorriamo sempre alla tua amica? Ok, ci siamo? Benissimo, grazie Francesco. Allora, adesso potremmo dare la parola a Valentina. Eccola qui. Ciao Vale. Ciao Vale. Ciao. Allora, Valentina, porgi tu la domanda al professor Ciardi. Nel capitolo 10 viene citata la Bibbia quando si parla delle origini della mentalità secondo la quale i neri sono una razza inferiore. Da cosa nella Bibbia possiamo ricondurci a questa ideologia? E più in generale, quali sono le ricadute, diciamo, della Chiesa nella scienza? Adesso in 30 secondi riassumo. No, allora, intanto mi fa piacere, cioè, sono domande molto belle, originali, e tra l'altro appunto mi fa piacere appunto che si vede che avete guardato il libro nel dettaglio, e spero che questo, insomma, sia a te Valentina che a tutti sia stato utile e sia stata una lettura interessante. E sono questioni molto molto specifiche. Allora, questa è una cosa che con Marco Segala conosciamo molto bene, perché sono temi che arrivano anche proprio dagli studi che abbiamo fatto con il nostro maestro in relazione al tema di tutto ciò che accade, ad esempio, dopo la scoperta dell'America, in relazione alla rilettura della Bibbia e i vari miti dell'antichità, nel momento in cui, ad esempio, si sono scoperti gli americani. Comunque cerco di essere molto sintetico. Allora, due questioni. Una, l'idea che, allora, intanto la Bibbia è sempre stato il libro di riferimento nel mondo cristiano, non solo dal punto di vista delle verità spirituali e religiose, ma la Bibbia è il testo di riferimento scientifico. Lasciamo perdere la Galileo e la disputa astronomica, ma la Bibbia, anche dopo Galileo, continua a essere un testo di riferimento per le cosiddette scienze naturali, che chiamiamo così oggi. Allora era molto più complesso, perché tutto si mescola. Nel 600 ancora Isaac Newton crede che il mondo abbia 6.000 anni, che sia esistito il diluvio universale e cose del genere. Newton. Questo cosa significa? Che secondo le credenze tradizionali, i tre figli di Noè, dopo il diluvio, Sem, Cam e Yafet, si sono divisi la terra allora conosciuta. Quindi Sem, i Semiti, no? Il antisemitismo, no? Tutta quella roba lì direbbe questo. Quindi la zona medio orientale, Yafet e i suoi discendenti, quella che noi chiamiamo Europa e parte dell'Asia minore, eccetera, eccetera. Cam è colui che colonizza l'Africa. Da quel momento in poi, e soprattutto dopo la scoperta dell'America, nasce tutto un dibattito, e in relazione soprattutto, diciamo, allora, se ti interessa il passo incriminati, devi andare al libro della Genesi, e quindi sono quel passo dove c'è la maledizione di Canaan, cioè subito dopo il diluvio universale, no? Si parla dei figli di Noè, e c'è l'episodio in cui appunto il figlio di Cam, Canaan, viene maledetto dal Signore per una serie di motivi che tu ti leggi nel passo, insomma, perché aveva visto il papà senza vestiti, tutte queste cose qua. E, ecco, su quello, quindi, Cam è il figlio maledetto e deve essere il servitore di Sem e Yafet. Su questa interpretazione si innesta il fatto che Cam è sostanzialmente un abitante della zona africana. E di lì, come sa bene, no, Marco, il nostro amico Mazzolini, che ha studiato tantissimo, cioè, diciamo, uno dei suoi, questo nostro collega, ha fatto anni di ricerche su il tema della pelle dei neri, cioè da dove deriva il mito che
i neri sono, che i maledetti sono quelli proprio che hanno la pelle di colore nero. E di lì poi c'è una infinità di sviluppi che portano a tutte le derive dello schiavismo, del colonialismo, in cui anche quando si capisce che queste interpretazioni non hanno più fondamento, queste interpretazioni continuano a essere utilizzate. Questo è un punto chiave delle pseudoscienze. Cioè, quando si dà la dimostrazione che una interpretazione è completamente errata, ci sono tantissime persone che comunque continuano a credere in questa interpretazione errata perché fa comodo alla loro convinzione politica o religiosa. Potremmo fare centinaia di esempi di appunto interpretazioni errate che tutt'oggi, da qui deriva tutta la tematica del razzismo, del razzismo, l'eugenetica, insomma, quindi è un tema molto molto interessante, spero di averti risposto, perché sono anche questioni abbastanza, appunto, poi nei dettagli storici, appunto, abbastanza intricate. Mi permetterei di fare una piccola aggiunta, più di carattere invece filosofico, nel senso, il libro di Marco, e anche Marco appena l'ha detto, appunto, le pseudoscienze noi le definiamo anche in base a ciò che è la scienza. Allora il punto è, com'è che ci sono degli elementi che ci permettono di distinguere, diciamo così, razionalmente invece che storicamente? Perché storicamente è complicato, l'ha detto anche Marco. L'alchimia, 400 anni fa, 500 anni fa, era una scienza. L'astrologia, 500 anni fa, era una scienza. Quindi quello che cambia poi è un contesto, nascono delle nuove discipline che prendono il posto delle precedenti oppure ne prendono il posto, semplicemente mettono tanto e le altre diventano irrilevanti da un punto di vista scientifico. Ma se uno deve dire, ragioniamo, qual è la loro differenza? Una te l'ha appena detta, Marco, che nelle pseudoscienze le idee fondamentali non cambiano mai, mentre nelle scienze le idee fondamentali cambiano continuamente. Basta vedere quello che è successo da quando c'è la pandemia. Le prime cose che ci dicevano sul virus, su quanto è letale, su quanto si diffonde, eccetera, sono molto diverse da quelle che ci dicono adesso. Perché? Perché in 2 anni gli studi scientifici hanno capito delle cose che prima non capivano. Cosa dicono invece quelli, diciamo, gli pseudoscienziati sul virus? O che il virus non esiste, o che il virus è sempre la stessa storia. Se voi ci badate, il problema fondamentale delle pseudoscienze è che non vanno mai da nessuna parte. Una volta che hanno trovato l'idea, la Terra è piatta, la Terra è piatta. Scopriamo un giorno che è cubica, non fa niente, la Terra è piatta. Invece, se voi pensate, prendete una teoria, avete sentito parlare, no, della tettonica delle placche, la deriva dei continenti. 100 anni fa, fino a 120 anni fa, si pensava che i continenti fossero fissi. Nell'ultimo secolo questa idea è cambiata. Cioè, non è un cambiamento da poco. Quindi le scienze continuano a cambiare. E quello che, certo, noi oggi tendiamo a dire, direi che l'asserzione, i continenti si muovono, è un'asserzione scientifica. Difficile pensare che un domani qualcuno venga a dire no, ci siamo sbagliati, siamo fissi. Però ci sono delle concezioni teoriche più complicate dietro la mobilità dei continenti che oggi ci dicono certe cose, probabilmente fra 100 anni ce ne diranno altre. Allora i continenti si muovono perché? Per una serie di motivi, per cui oggi ci sono delle buone teorie e poi fra 100 anni ce ne saranno altre che riterremo migliori. Capito? Certo. Quindi questo è un aspetto fondamentale, il non cambiamento delle... Quando uno ripete incessantemente, continuamente la stessa idea, non sta facendo un discorso scientifico, sta facendo un discorso pseudoscientifico. Anche se si appella appunto a tesi, testi, autorità, poi quest'altra cosa dell'autorità è anche fondamentale, se ci pensate. Quello che Galileo lo disse, basta dire che l'ha detto Aristotele. Guardate cosa dice la natura, e invece qui se andiamo avanti, l'ha detto quello, l'ha detto quell'altro, l'ha detto quell'altro. No,
guardate quello che dicono i dati, leggete gli articoli scientifici che riportano i dati. Capito? Questo è... Valentina, sì, grazie Marco. Allora... Scusi, professor Ciardi. Professor Ciardi. Okay. No, ringraziare Marco e semplicemente dire che tutto questo avviene però nel contesto e in un confronto di quella che noi chiamiamo comunità scientifica, quando parlavo prima del rispetto appunto poi di determinate regole che ci sono, perché molti confondono l'apertura, il confronto e l'avanzamento con il fatto che chiunque si può svegliare la mattina e avere un'idea brillante che dice, ma sarà possibile che... Certo, in teoria è tutto possibile, però poi per farlo diventare probabile ci vuole appunto un confronto complesso lungo la scienza, ha bisogno anche di tempo. Diceva Marco, la teoria di Wegener ha avuto bisogno di decenni prima di essere riconosciuta dalla comunità. Il fatto che sia stata non riconosciuta per decenni era frutto di un complotto da parte degli scienziati? No, è la normale dinamica della ricerca scientifica. Se non si capiscono questi meccanismi, poi appunto si diventa si tutto molto difficile. Sì. Grazie. Sì, grazie. Perché... Allora, adesso abbiamo... Salve. Buon pomeriggio Francesco Ciaramellano, ecco, sei riuscito anche tu a collegarti? Sì, benissimo, sì. Benissimo. Allora Francesco, la tua domanda al professor Ciardi. Allora io volevo fare una domanda sul capitolo 16 del suo libro, Arrivano gli alieni. Allora io volevo chiedere, è come se l'uomo ad un certo punto durante la storia ha come un bisogno di scoprire qualcosa, di scoprire una nuova vita, ha come bisogno di non sentirsi solo. Io voglio chiedere perché c'è qualcosa dietro alla comunità scientifica, magari da delle speranze. Voglio chiedere lei cosa ne pensa di questo. Ma ascolta, allora diciamo che intanto parliamo dell'Homo sapiens, quindi prendiamo una specie che in linea di massima noi sappiamo essere comparsa circa 200.000 anni fa, perché probabilmente quella che noi chiamiamo curiosità e voglia di conoscere, di andare oltre, ce l'aveva già ad esempio l'Homo habilis 1 milione di anni fa, cioè quando le prime specie di Homo hanno deciso che non dovevano più restare nel loro confine ristretto e sono uscite fuori dall'Africa. E la necessità di esplorare, conoscere, andare sempre oltre, è proprio una caratteristica innata della nostra specie, cioè anche delle specie precedenti, ma in particolare della nostra. E questo oggi, nel caso tu voglia approfondire, ce lo dicono molto bene, cioè sappiamo tantissime cose su questo, dagli studi di biologia evoluzionistica, dagli studi di psicologia cognitiva, come funziona il nostro cervello. Quindi il bisogno di poi anche darsi delle risposte, delle spiegazioni, da cui no, poi nascerà ovviamente il sapere filosofico, come sa bene Marco, scienza e filosofia in questo senso sono due parti della stessa medaglia, no? Perché alla fine si pongono delle domande che sono molto simili. E, questa esigenza di avere risposte che poi diventano risposte, no, ai famosi quesiti fondamentali. Perché siamo qui? Perché c'è la vita? Ci sarà una vita dopo la morte? Queste sono domande che l'uomo si fa da sempre. E quindi si fa da sempre anche la domanda, perché il fatto che diciamo la Terra non sia piatta e che quelli che vediamo in cielo non sono solo puntini luminosi, ma ci sono dei pianeti, insomma, è una cosa che anche gli antichi sapevano molto bene. E quindi il dibattito se, ad esempio, i pianeti siano abitati da creature simili a noi, c'è fin dall'antichità. Racconti fantastici di viaggi sulla Luna ci sono fin dall'antichità. Addirittura c'è un paradosso, no, Francesco, che... un tempo si pensava, ma neanche fino a molti secoli fa, si pensava che i pianeti del Sistema Solare fossero tutti abitati.
Poi progressivamente ci si è resi conto che la vita non era così diffusa come sembra, anche se le dimensioni dell'universo sono aumentate così tanto che le probabilità ovviamente che esista la vita, perché noi ancora non abbiamo scoperto una traccia di vita, di ciò che chiamiamo vita, da nessun'altra parte, quindi magari ce la diranno tra breve, no? Su se ci saranno, se ci sono state forme di vita su Marte. E quindi anche quella, diciamo, di credere a forme di vita extraterrestre fa parte di una delle domande che sono naturali, ecco, che ci si pone naturalmente quando si fa ricerca, e che si sono posti sempre tutti, diciamo, gli scienziati che si sono confrontati con il cosmo, lo spazio, fino ad arrivare in tempi recenti con, ora non so se conosci il progetto SETI, Carl Sagan, no? C'è il tentativo di intercettare trasmissioni che arrivano dallo spazio, oggi invece va molto forte la ricerca dei pianeti extrasolari, ecco. Tutto questo fa parte non solo di un'esigenza umana di risposta, ma della ricerca scientifica. Il problema è che anche in questo campo entrano in ballo poi, se hai visto nel libro, tante idee che non vengono portate avanti in maniera scientifica. E qui finisco. Nessuno scienziato nega e negherà mai la possibilità che esista vita anche intelligente nell'universo. Casomai dirà che è un pochino complicato entrarci in contatto per motivi che ora non ti sto a dire, sennò la faremo troppo lunga. Ma dire che gli alieni sono venuti nel passato della Terra e hanno costruito le grandi piramidi o la Sfinge è molto affascinante. Io vado pazzo per queste cose. Se posso permettermi, no Marco, una cosa che ho aggiunto, diciamo, rispetto a quello che ci insegnava il maestro, è che ci ho buttato dentro anche i fumetti nella mia ricerca, anche se Rossi leggeva di tutto, e quindi, cioè, io vado pazzo per le storie di alieni, antichi astronauti, ma anche i film delle teorie del complotto, cioè, se non c'è un film basato su un complotto, no. Dimmi. Tutta la questione degli Elohim è molto, molto interessante, molto sì, interessante. È interessante, però, senza ora fare un dibattito, poi ripeto, se vuoi l'approfondiamo anche a parte, ben volentieri. Qual è il problema? È che sono questioni portate avanti non rispettando i criteri fondamentali con cui si fa la discussione scientifica. Cioè, è interessante porsi se nella Bibbia si parla di alieni e non di Dio. Il problema è, lo stiamo ponendo questa questione secondo i criteri di una vera discussione scientifica? Purtroppo la risposta che ti devo dare è no. Se devo essere secco, però è molto interessante e guarda che è un tema, questo degli Elohim ad esempio, che non ci siamo inventati ora, c'è fin dall'inizio del Novecento questo tema. Questa è un'altra questione tipica delle pseudoscienze, che spesso fanno passare come nuove riflessioni che sono antiche e, come diceva Marco prima, sono sempre le stesse. Ok, allora, grazie mille. Soddisfatto, Francesco? Sì, grazie. Benissimo. Allora, c'è il professor Vissani che le vorrebbe porre una domanda, professor Ciardi. Sì, io quindi faccio da tramite, no? Perché mi sono arrivate molte domande, quelle che poi dopo non riusciremo a presentare, sì. Gliela mando. Però questa, qualcuna gliela posso leggere, queste vengono dal liceo Einstein di Teramo, e una domanda è abbastanza inquietante, cioè se la diffusione delle pseudoscienze, secondo lei, potrà contribuire a causare eventi drammatici simili al nazismo, o crede che l'influenza delle pseudoscienze nella società diminuirà con l'avanzare della conoscenza scientifica? Va bene, rispondo una alla volta e cerco di essere breve. Allora, questa è di Matteo Meyer dell'Einstein di Teramo.
Sì, questo è molto, molto, allora, proprio andare proprio per punti sintetici. Allora, sicuramente sappiamo che tutti i regimi dittatoriali, nazismo, fascismo, stalinismo, hanno abbracciato le pseudoscienze. Anzi, hanno spesso fondato proprio la loro azione politica su credi o appunto motivazioni proprio di tipo pseudoscientifico. In particolare il nazismo ma anche il fascismo, il stalinismo, insomma, la ritroviamo spesso. Purtroppo, atteggiamenti, idee, contenuti di tipo pseudoscientifico li ritroviamo in progetti, diciamo, in idee, di prospettive di tipo politico che tendono, diciamo, a mettere in discussione alcuni dei valori fondamentali della democrazia a volte. Ecco, questa è una cosa che si dice spesso, che è molto importante, che l'evoluzione del pensiero scientifico ha contribuito molto anche all'evoluzione del pensiero politico e allo sviluppo della democrazia, perché i valori fondamentali della ricerca scientifica sono anche quelli dei principi democratici alla base. Guardando la storia, devo dire che, se guardo anche appunto, se solo penso a quello che è successo nel Novecento, cioè capisco che un 10%, 15% di persone che in questo momento per vari motivi sono dubbiose, diciamo così, sui vaccini, può sembrare tanto, ma dobbiamo pensare che cos'è l'85%. Cioè, se uno vincesse un'elezione politica con l'85% si crederebbe alla fine della democrazia, no? Questo genere. Come infatti viene detto, però il problema è che la scienza non funziona esattamente come la politica e questo complica le cose. Allora, per finire, bisogna essere sempre molto vigili, perché quando all'inizio la professoressa Obisio faceva riferimento all'importanza dei maestri e del ricordo dei propri insegnanti, io, cioè, vi ricordo, parlo, no, a voi ragazzi, insomma, non vi posso vedere, ma dovete ricordarvi che il sapere, la democrazia, il sapere scientifico, non sono conquiste che avvengono una volta per sempre, vanno riscritte a ogni generazione, cioè ogni generazione deve fare la battaglia per difendere. Cioè, non è siccome è stato sconfitto il nazismo una volta, non tornerà mai più. Perché se ognuno non fa ogni giorno la battaglia per difendere determinate idee, ci vuole un attimo a scivolare verso prospettive pericolose. Quindi io sì, sono preoccupato perché vedo delle tendenze che so che in tempi passati poi hanno portato a dei disastri, fino addirittura arrivare all'Olocausto, ecco. Per quello bisogna essere sempre molto vigili e non sottovalutare mai nessun tipo di atteggiamento. Quindi io ringrazio per questa bella risposta Sì. importantissima che ci lascia molto da pensare. Ne propongo un'altra mentre gli studenti si Si finiscono preparano, di sì. collegare, si preparano. Ecco, questa invece viene sempre dal tuo liceo, Federica, però ce l'hanno mandata poi. Allora, quindi questa è una domanda interessante perché dice se secondo lei sarebbe efficace o utile filtrare le informazioni che circolano sui mass media per contenere la diffusione, insomma, delle pseudoscienze, presumo anche delle fake news, oppure ciò potrebbe essere pensato come un ingiusto attentato alla libertà d'espressione? Allora, su questo poi voglio coinvolgere anche Marco perché è bene avere più voci, ma io personalmente sono contrario, diciamo, ai veti e alle chiusure perché ritengo sempre che si debba fare uno sforzo di educazione attraverso la cultura e alla comprensione, con dei limiti, nel senso che non si può andare liberamente a diciamo, faccio un esempio ora, no, no, non legato alla pandemia, no? Ma spesso poi tanti temi si collegano. Insomma,
cioè sostenere che i campi di concentramento dell'Olocausto non sono mai esistiti, cioè quella non è un'opinione come un'altra, perché comunque le opinioni devono avere un minimo di attinenza a documenti, fatti su quali possono essere costruite. E, di lì a volte nascono le polemiche, no, sul negazionismo. Però certo il negazionismo non si combatte proibendolo, ecco, lo si combatte con la cultura, quindi sarei comunque per non vietarle, però certo non sono opinioni come le altre, ecco, da questo punto di vista. Marco. Perfetto. Professor Segala? È un argomento complicato, un argomento perché chiaramente è uno degli aspetti sui quali noi basiamo il nostro vivere insieme, cioè la possibilità, finalmente, non essendo in un regime, di poter dire quello che pensiamo. Questo è sicuramente importante. Il problema è quando quello che pensiamo diventa offensivo, diventa lesivo degli altri, perché ci sono opinioni e ci sono prese di posizione che effettivamente arrivano a mettere in discussione l'esistenza stessa della società in cui crediamo. Questo allora diventa molto complicato. Penso a quello che alcune cose che appunto si sentono, poi i giornali un po' riportano, cose orribili che vengono dette, mi sposta qualche giorno fa alla morte di Sassoli, un collega universitario si è permesso di dire: vedete, se uno fa la terza dose cosa gli succede? Che lo trovo una vulgarità nei confronti del dolore delle persone, perché comunque Davide Sassoli ha lasciato una moglie e due figli, aveva una malattia importante da tanti anni. Cioè, io trovo queste forme veramente, queste sono veramente al di là, non è più un'opinione, è veramente lanciare un sasso a qualcuno. L'unica cosa è che il sasso, appunto, siccome non ti ferisce, non ti lascia non ti manda al pronto soccorso direttamente, sembra che sia. Ecco, io direi che effettivamente bisognerebbe cominciare a utilizzare anche nel mondo dei social, esiste la diffamazione, e allora quando si diffama bisognerebbe, secondo me, operare. Perché una cosa è dire: ah, secondo me la vaccinazione non serve, una cosa è dire: secondo me la terra è piatta. Va bene, se hai voglia di dirlo, tutto sommato, voglio dire, hanno pesi diversi, intendiamoci, però tutto sommato uno esprime la sua opinione. Diciamo che quello che uno dovrebbe fare quando sente certe persone che esprimono la loro opinione è dire: tu che diritto hai per esprimere questa opinione su questo argomento? Sei un geografo? Sei un virologo? Sei un astronomo? Allora, quando uno non è uno specialista di un campo e sta dicendo: io posso anche uscirmene dicendo: conosco la ricetta meravigliosa per fare la torta più buona del mondo. Peccato che la gente vada a sentire le ricette dei grandi chef, non viene a sentire la mia. Perché? Perché non sono famoso per essere un chef. Cioè, noi su tante cose ascoltiamo gli specialisti e diffidiamo dei dilettanti. Non daremmo mai una macchina di Formula 1 all'amico mio che dice: ah, io sono bravissimo a guidare. Nessuno gli dà la macchina di Formula 1. La diamo a 20 piloti selezionatissimi, le macchine di Formula 1. Perché invece, quando parliamo di scienza, chiunque sveglia la mattina e dice: io ho scoperto, ho capito che i vaccini non servono, io ho capito che la terra è piatta. Perché? Questo. Però diciamo che queste cose, secondo me, appunto, nel momento in cui noi... Chi è che sta dicendo questa cosa? Uno specialista di quel campo? No, allora non lo ascolto. Ha detto la sua. Purtroppo bisogna dire che in questo frangente in cui la scienza è molto mediatizzata, in questo periodo, un certo tipo di scienza è molto mediatizzata in questo periodo,
I giornalisti, non i giornalisti scientifici, per appunto, generalmente si informano e controllano con diciamo, gli specialisti quello che stanno facendo. I giornalisti generici partecipano anche loro a mettere in giro una serie di sciocchezze, perché appunto, comunque poi fa comodo anche al mondo dell'informazione riempire i canali televisivi e di informazione di pseudo notizie che certamente attraggono l'attenzione. Per me c'è proprio anche tutto un meccanismo di questo genere. Benissimo, grazie. Allora, sono in collegamento con noi altri tre studenti del liceo scientifico Masci. Iniziamo con Francesco Caporale. Vai, Francesco. Innanzitutto, buonasera. E volevo chiedere dei chiarimenti sulla procedura del doppio cieco riguardante il capitolo sull'omeopatia. Cos'è che non ti è chiaro? Proprio come procedura, cioè sia il paziente che il medico non sanno quali saranno gli effetti riguardante quella determinata... Sì, ti faccio una breve premessa che... è questa, cioè la specifica pratica del doppio cieco, in questo caso in medicina, è proprio una delle conseguenze di come lavora e deve lavorare la scienza, ma anche di come ognuno di noi deve rapportarsi di fronte alla realtà che lo circonda. Questi studi, questo oggi ce lo dice benissimo la psicologia cognitiva. Cioè, il nostro cervello è una macchina fantastica, meravigliosa, però spesso sbaglia. E soprattutto sbaglia quando pensa di, appunto, come diceva Marco prima, io ho capito che. Cioè, ma come l'hai capito? Cioè, oppure mi sembra di aver visto, no? Un particolare tipo di fenomeno, no? Mi sono accorto che. Ho avuto la sensazione che qualcuno mi pensasse, no, tutte quelle noi chiamiamo credenze. Il punto è che quando noi giudichiamo individualmente da soli, spesso sbagliamo. Ti consiglio un bellissimo film degli anni 50, si chiama La parola ai giurati, di Sidney Lumet con Henry Fonda, ma perché è bellissimo, si svolge tutto nell'anticamera dell'aula di tribunale, in cui i giurati devono decidere se una persona è colpevole oppure no. E lì emerge bene, no, il fatto che le valutazioni individuali, e questo lo diceva Galileo, nella scienza la valutazione individuale non conta niente, l'opinione personale non conta niente, conta il lavoro condiviso da parte di più, no, la scienza è un'impresa collettiva. Fatta tutta questa premessa, cosa vuol dire? Sì, la nonna mi ha fatto il brodino caldo e sono guarito meravigliosamente dalla tubercolosi. Faccio per dire. Può darsi, Ma, no, quante cose si sentono ancora oggi dire, no, su le medicine? Ecco, il problema è che noi spesso sbagliamo, no, voi fate lo scientifico, questo, no, lo sapete bene, cioè causa-effetto, le correlazioni. Noi spesso facciamo individualmente correlazioni sbagliate. C'è un bellissimo sito dove potesse divertire, no? È quello sulle correlazioni spurie. Vi fanno vedere dei grafici in cui, no? Quello che amo di più è il grafico che fa vedere come l'andamento degli annegamenti nelle piscine negli Stati Uniti, questo grafico si sovrappone esattamente all'uscita dei film nelle sale di Nicolas Cage. Da che tu fai la correlazione che quando escono i film di Nicolas Cage le persone si buttano in piscina e si annegano, no? Ecco, detto tutto questo, e potrei andare avanti molto, il doppio cieco, cioè, e qui si viene a un altro argomento molto delicato, i rapporti scienza e società, no? Perché le case farmaceutiche, il complotto... Allora, chi meglio dello storico della scienza sa quanto sono complessi i rapporti scienza e società, e nessuno nega che da un certo punto di vista in poi, rivoluzione industriale, l'influsso dell'economia sulla scienza
è sicuramente determinante, però bisognerebbe sapere quali sono i passaggi necessari prima che un farmaco venga messo in commercio, incluso anche un vaccino. Prima si fanno i test sul prodotto e poi la tossicità, poi si arriva a testare il prodotto. Ecco, proprio per capire se una cosa ha efficacia davvero, principio attivo oppure no, è necessario che ovviamente chi riceve la cura non sappia se sta ricevendo la cura vera e propria oppure semplicemente acqua. Perché in ballo, quando tu sai di prendere qualcosa che può far bene, entra in ballo il cosiddetto effetto placebo. Cioè si scatenano tutta una serie di meccanismi che ti portano, diciamo, a sviluppare un certo tipo di difesa, e questo è un fenomeno studiato. Però guarda, no, a volte si dice, ma non vorrete mica che l'omeopatia abbia effetto sul mio gatto, o su un bambino, su un neonato. Invece sì. Perché, e per questo anche il medico non deve sapere se sta somministrando, a chi sta somministrando il principio attivo oppure solo acqua. Perché se il medico lo sa, involontariamente influenza comunque tutto il procedimento. Sono questioni molto sottili, molto delicate, e quindi il doppio cieco è semplicemente una conclusione di sviluppo della mentalità scientifica volto proprio a far sì che poi la medicina, il prodotto che viene messo in commercio, sia il più efficace possibile e non sia dovuto solo a effetto placebo, che a volte, guarda, influisce per un 20% nella guarigione di tutta una serie di problematiche. E quindi poi dietro a questo, ad esempio, no, sì, c'è tutto il discorso dell'omeopatia e così via. Ora, non so se ti ho chiarito un po' di più le idee con tutto questo discorso. Sì, assolutamente. Se poi vuoi aggiungere qualcosa, dillo pure, se hai qualche altra cosa. A posto. Conoscendolo, nel caso io sono sempre molto riservato, ma... Credo che sono sempre a disposizione, nel caso sono sempre a disposizione, perché non pretendo che ovviamente in pochi minuti poi tutte le dinamiche siano chiarite, ovviamente. L'importante è secondo me, è stimolare, diciamo, è che voi siate curiosi di andare a capire effettivamente come funziona un problema, una questione. Rispetto a il primo filmato che si può trovare in rete, ma non sto dicendo a voi che sicuramente non lo fate, sto facendo una considerazione generale, ecco, su cui tutti noi facciamo, perché spesso quello che ci muove sono i pregiudizi, come dicevo all'inizio. Spesso noi andiamo alla ricerca di informazioni che attestano la nostra convinzione. Capito? Quindi, se questo, per esempio, tu lo applichi in campo sportivo, ora non faccio nomi per non suscitare simpatie o antipatie di nessuno, ma è evidente che il rigore dato contro la mia squadra non c'è mai, non c'è, perché c'è il complotto, capito? Perché il pregiudizio mi porta. E il meccanismo però vale su tutto, capito? E quindi se invece uno fa un esame razionale, poi la perfezione non ce l'ha nessuno, purtroppo anche i medici possono sbagliare, anche gli arbitri di calcio possono sbagliare, tutti noi sbagliamo, anche l'insegnante può sbagliare, ma se un insegnante fa un errore in classe, significa che quello non è un insegnante bravo? Cioè non c'entra niente, no? Significa che non si è capito come funziona la trasmissione del sapere. Francesco, uno sportivo come te, l'esempio del calcio è stato calzante, oltre che estremamente giusto. Che ruolo giochi? Facevo il difensore, giocavo in difesa. Facevi, perché non lo fai più? Sì, adesso ho smesso ultimamente. Comunque io, guarda, sono ancora un bel centravanti. Ah, lei è un centravanti, allora ci numero marchiamo. Numero 9. Allora, potremmo sempre organizzare una partita. Una partitina, sì.
Lancio questa iniziativa, sfida tra partecipanti al premio Asimov e studenti. Benissimo, Francia, la raccogli questa sfida? Sì, io faccio la palla. Ecco. Allora, Caporale si preoccuperà di organizzare la squadra degli studenti e professor Bissani, professor Ciardi, il Segala, quello degli avversari, chiamiamoli così. Scrittori annessi e connessi. Benissimo. Allora, Francesco, ti salutiamo e diamo la parola adesso a Tata Shore Giorgia, che è l'unica ragazzina delle classi terze che ha avuto il coraggio di presentarsi e porre delle domande. Brava Giorgia. Sì. E allora, nel capitolo 6, lei esprime che alla fine del Settecento, oltre all'omeopatia, comparvero altre pratiche mediche. E quali sono queste pratiche? Sono efficaci effettivamente quanto l'omeopatia? Allora, diciamo, ce n'è una che trovi anche nel libro e che forse, se vuol dire due parole, Marco, che la conosce benissimo, che è il mesmerismo, che è una cosa anche quella molto, molto complessa e, come hai visto, I confini tra ciò che è scientifico o si è rivelato scientifico oppure no sono molto complessi. Però te ne dico un'altra sola che è proprio di fine Settecento, cioè la pratica di fare i vaccini nasce proprio a fine Settecento con Edward Jenner, anche prima, ci sono ovviamente dei tentativi anche prima. Però quella è proprio una delle pratiche che si consolidano e guarda, appunto, l'antivaccinismo non è un fenomeno recente, c'è sempre stato. Cioè, se noi ora avessimo il tempo di fare la storia dei vaccini, la dovremmo fare in contemporanea alla storia degli oppositori ai vaccini che fin dalla fine del Settecento, più o meno con motivazioni simili a quelle odierne, si sono opposti a questo tipo di pratica e continuando ad avere le stesse argomentazioni anche di fronte agli straordinari risultati, no? Ovviamente ottenuti dai vaccini e da tutto quanto. E no, c'è una bellissima storia raccontata anche tra i finalisti del premio Asimov su questo. Quindi il libro di Agnese Collino racconta proprio la storia della poliomielite. Quindi c'è questo aspetto e aggiungo solo questo, poi passo rapidamente a Marco. Quella che noi chiamiamo medicina sperimentale, che poi porta fino a quello di cui ho parlato prima con Francesco, mi sembra si chiamasse, la medicina sperimentale fino alla metà dell'Ottocento non inizia a nascere. Claude Bernard, introduzione alla medicina sperimentale, Pasteur, capito? Cioè tutte cose che per noi oggi sono banali, e i virus, gli antibiotici, i batteri, cioè, ma prima si viveva in un mondo in cui se uno si faceva un tagliettino alla mano e non so se aveva speranze di andare avanti. Ovviamente si può fare un discorso molto più ampio, cioè se queste conoscenze oggi sono a disposizione di tutto il mondo, no? E questa problematica ce l'abbiamo oggi, no? Sui vaccini. No, quanti ci stanno dicendo attenzione perché se non vacciniamo l'Africa? Ma questi sono problemi che esulano dalla scienza, sono problemi di politica, di economia. Non vuol dire che i vaccini non funzionano, casomai si può aprire il dibattito perché non distribuiamo gratis i vaccini a tutto il mondo, ma questo è un altro dibattito che non c'entra niente con l'efficacia del vaccino. E quindi no, come vedi sono molto, molto complesse. Quindi da una parte i vaccini, ti dico, anche se la medicina vera e propria si sviluppa solo nel Novecento, così come la conosciamo oggi. Ecco. Il mesmerismo, no, Marco, un po', diciamo, un po' complessa come questione. È molto complessa. È una storia complessa. Dunque, c'è questo signore che si chiama Franz Anton Mesmer, che era un medico. Si era dottorato in medicina a Vienna e che aveva, diciamo, questa capacità quando
interagiva con i pazienti, in qualche modo di agire sul loro stato patologico, in qualche modo di aiutarli a guarire. E quindi si convince che questa cosa derivi da l'esistenza di un fluido universale che lui riesce in qualche modo a manipolare. Quindi questo fluido, quando tu ce l'hai bilanciato, stai bene, quando ce l'hai sbilanciato, stai male, e il magnetizzatore, un fluido che lui dice è come il fluido magnetico, quello che attira il ferro quando hai una caduta. Quindi semplicemente io impongo le mani su qualcuno, muovo un po', quello che oggi credo siano i pranoterapeuti che fanno un po' questa cosa qui. E quindi diceva, quale sarà il motivo? C'è un fluido universale che agisce, che è un po' come Marco ha parlato dell'elettricità animale, quello è il magnetismo animale. Quindi stesso periodo, diverso fluido, ma sempre, diciamo, un fluido che tendenzialmente si vedeva solo nel mondo inorganico, che viene applicato al mondo organico. E poi ovviamente lui dice che funziona, e quindi chiede agli scienziati, ma perché non mi credete, guardate, fate tutti gli esperimenti che volete e troverete questo fluido. Gli scienziati, a quell'epoca lui andò a Parigi, all'Accademia delle Scienze, fecero un po' di ricerche, di esperimenti, dissero questo fluido non esiste. E quindi la cosa un po'... Lui intanto comunque lui praticava queste cose che avevano una sua efficacia. E poi adesso abbiamo capito, diciamo, poi si è capito nel corso del circa mezzo secolo dopo, si è capito che in realtà lui praticava una sorta di ipnosi. E grazie all'ipnosi, in qualche modo metteva, diciamo, aiutava quindi a superare degli stati patologici che erano principalmente di natura mentale. E quindi ti convinceva durante l'ipnosi che potevi guarire, e quando tu uscivi dall'ipnosi guarivi. Questo poi in realtà faceva. Quindi è una storia che è legata appunto in questi primi 50 anni, c'è dentro un po' di tutto, un po' di magia, un po' di poi c'era anche chi diceva che questa cosa funzionava molto bene sulle donne, quindi dicevano che i medici magnetizzatori non dovevano praticare da soli sulle donne, perché non si sapeva bene cosa potesse succedere. Però è un altro di questi aspetti, come diciamo, nell'attività medica molto complicato capire cosa funziona e cosa non funziona. Ecco perché, diciamo, il doppio cieco è una buona pratica, perché così il brodo della nonna che cura le malattie, le diamo a tutti il brodo della nonna, senza sapere che il brodo della nonna, e vediamo quanto funziona. Per quello che oggi noi riusciamo a stabilire cosa funziona e cosa non funziona, perché a prescindere, lasciamo nell'ignoranza chi somministra e chi riceve, e poi vediamo cosa succede. Quindi nessuno è in grado di influenzare, perché quello che ci ha insegnato proprio Mesmer con il magnetismo animale è che siamo capaci di influenzare in modo incredibile lo stato di salute di una persona. Se tu ripeti a uno continuamente, oddio che brutta cera che è oggi, ma che ti è successo? E il giorno dopo, quello dopo una settimana pensa che è malato. Vi sarà capitato, no? Ecco. Per dire quanto è potente. E quindi Mesmer aveva, diciamo, capito quanto è potente la suggestione. E di fatto lui suggestionava i suoi pazienti ed era bravissimo. E poi appunto quando si è scoperto, diciamo, un medico inglese ha cominciato a praticare l'ipnosi, e l'ha chiamata ipnosi, non ha più pensato a un fluido universale, si è capito che è una questione di suggestione. L'ipnosi funziona così, ci suggestioniamo l'un l'altro e lo facciamo continuamente. Benissimo. Giorgia, prima di farti porre la seconda domanda, vorremmo salutare la nostra dirigente scolastica, professoressa Sara Solipaca, che è riuscita a collegarsi adesso, perché insomma anche lei dopo il lavoro deve ritornare a casa,
e subito si è collegata. Quindi sono stati i suoi tempi tecnici. Preside, buonasera, grazie buonasera per essersi. Buonasera a tutti, io voglio fare un brevissimo intervento, vi ringrazio moltissimo perché le parole del professore mi hanno fatto pensare tantissimo. Noi siamo al premio Asimov, siamo però in piena pandemia, però come dice lei c'è una lunga storia. Ecco, stava parlando degli studi, ho pensato a Charcot, allo studio sulle isterie che era principalmente diretto alle donne, alla Salpêtrière c'erano degli studi sulle donne e come principale diciamo obiettivo dell'isteria, ma poi sono stati degli studi ripresi da Freud, e pensavo anche quanto è lunga questa storia di ricerca, perché poi mi è venuto in mente sempre dalle sue parole, ho pensato a Pasteur, anche lui che operava alla Salpêtrière, i famosi esperimenti, tristissimi però data la situazione, sui mujik russi colpiti dalla rabbia. Quindi è bene che si parli della lunga storia della scienza, è bene che si parli con una lunga storia di vaccini e di scoperte, per cui è bene che il premio Asimov è particolarmente significativo in questo frangente, in questa temperie, in questa situazione, perché i ragazzi come Giorgia devono capire che la scienza, come diceva lei, il famoso taglietto, ha fatto un lunghissimo passo, passi da gigante, però allo stesso tempo ci sono delle diseguaglianze, delle disequità nel mondo, tra mondo occidentale e mondo diciamo non occidentale, che poi è molto più ampio, laddove non tutti hanno accesso alla medicina più avanzata, non tutti hanno accesso ai vaccini, e questo è un grande privilegio, ragazzi, che noi abbiamo e del quale però dobbiamo fare un buon uso, e questa è la dimensione etica che non ci deve mai abbandonare assolutamente. Quindi una lunga storia, siamo dei privilegiati e comunque la storia va avanti, la storia della scienza, la storia della medicina, e che è fatta anche di sbagli, anche di errori, che però poi vengono riconquistati, se vogliamo, fatemi essere positiva, verso quello che è uno sviluppo di umane sorti e progressive, per citare il poeta. Perciò io vi ringrazio per questo spazio, veramente mi avete fatto pensare tanto, e perciò penso che sia particolarmente significativo continuare e non sotto traccia il premio Asimov. È importantissima la riflessione sulla scienza e sul progresso. Ringrazio Giorgia, ringrazio l'organizzatore, ringrazio la mia professoressa Odorizzo, perché come me crede nel premio Asimov, al di là di tutte le situazioni che possono sembrare, ma solo sembrare, sfavorevoli. Pertanto vi ringrazio ancora, ringrazio i docenti per questa grandissima opportunità che danno ai ragazzi, leggere, ma leggere di scienza. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie. Allora, Giorgia, a te la seconda domanda. È una seconda domanda legata al capitolo 10. Se è possibile ricondurre magari tra nobili il matrimonio tra consanguinei al tentativo del miglioramento della specie umana. Ma ascolta, questo ci riporta a quello che si diceva prima in relazione al tema dei rapporti tra Bibbia, discriminazione razziale. Cioè, da sempre, appunto, esiste il pregiudizio che esistano delle distinzioni, come dire, di sangue. Cioè, questa è un'altra, te ringrazio la dirigente, perché davvero meglio non si potevano dire le cose sul premio Asimov e su quello di cui stiamo parlando. E anch'io tendo a essere ottimista, nel senso che quello che spesso ripeto è che attenzione, perché le cose potrebbero andare molto peggio di come vanno oggi, nel senso che tutto sommato, voglio dire, noi viviamo adesso in un contesto in cui comunque, voglio dire, se prendiamo gli italiani, mi sembra che abbiano dato una buona risposta di responsabilità alla situazione. Poi è ovvio che un 20% ci preoccupa, ma se fosse percentuale inversa? Se fossimo 20 contro 80, pensate a che situazione, saremmo nelle situazioni della pseudoscienza, no? di certi, quindi in questo senso, però tutto va sempre un po' difeso. In questo senso, ripeto,
il tema che esistano delle distinzioni, allora, provo a spiegarmi così, Giorgia. Per noi oggi è semplice perché da inizio Novecento conosciamo la genetica, che faticosamente nel giro di un secolo ci ha portato a dire e a stabilire con certezza che le razze proprio non esistono. Cioè non siamo tutti uguali. Anzi, no, quando si fanno i test genetici ci sono delle sorprese, perché c'è il biondo tedesco come me, no, ariano, no, la razza pura, poi vai a fare l'esame di DNA e scopri che è più vicino a quello di un africano che non a quello del collega di Berlino. Questa è la genetica, però è un percorso lungo e faticoso. Prima, vuol dire, anche al tempo di Darwin, si parlava di caratteri ereditari. E il diritto a ereditare, no, il trono era stabilito per diritto divino, cioè tutto questo è un meccanismo di come dire, individuazione, di distinzione di ruoli, di sangue. Infatti il termine eugenetica, quando alla fine dell'Ottocento un cugino di Darwin coniugherà il termine eugenetica, che vuol dire sostanzialmente di buona nascita, di buon sangue, no? Proprio per stabilire che, ad esempio, inglesi e americani sono migliori di slavi e africani perché hanno caratteri ereditari diversi, lo fa seguendo una tradizione, un principio che stabilisce che, appunto, chi viene da una certa dinastia ha un sangue diverso e quindi migliore rispetto a quello di altri. Quindi è bene che questo si conservi all'interno di... Quindi, diciamo, veniva dato abbastanza per scontato. Poi dopo, no, ci sono delle bellissime genealogie in cui tu vedi come l'andamento di determinate malattie ereditarie poi si è trasmesso all'interno delle più grandi dinastie europee, proprio perché, diciamo, quel principio lì varia proprio una delle regole base dell'evoluzionismo, cioè la vita c'è diversità, la vita deve essere diversità, variabilità, integrazione, differenziazione, e quindi diciamo che in quel momento non era neanche consapevole, era una cosa che veniva data per scontata, il fatto che c'è chi ha dei diritti, questi diritti li trasmette sia per trasmissione politica, che però è anche una trasmissione ereditaria, noi oggi diremmo genetica, no? Ma ovviamente tu pensa che neanche Darwin, neanche Darwin conosceva la genetica, no? Quindi poi, professoressa, lei aggiunga, No, voglio dire che fino a oggi alle 2 abbiamo fatto gli esercizi di genetica, quindi insomma pienamente calzante, giusto Giorgio? Quindi la vita è diversità, è inutile. Se posso aggiungere proprio, se posso proprio brevemente aggiungere una cosa, perché la nostra dirigente ha aggiunto una parola chiave prima nel suo discorso, che è etica. Non bisogna mai scordarsi questo, perché io faccio sempre questo esempio agli studenti. Cioè, noi oggi, allora, la scienza oggi ha dimostrato che le razze non esistono, al punto tale ci sono stati anche degli appelli per togliere il termine razza dalla Costituzione. Però io faccio sempre questo esempio. Ammettiamo che la scienza invece dimostrato che davvero esistono le razze. A quel punto cosa facciamo? Utilizziamo una dimostrazione, una conferma scientifica per dire, allora siccome ci sono le differenze tra le razze, è giusto sterminare un certo tipo di gruppo? Cioè, quello che voglio dire è che alla fine poi c'è sempre l'etica che deve dirigere quello che è il nostro comportamento, anche rispetto alle acquisizioni scientifiche che facciamo, e quello fa parte del dibattito, no? Cioè, a volte bisogna stare attenti a non fare una equazione troppo stretta tra risultato scientifico e conseguenza poi etica, perché, come sa bene Marco, che queste cose le guarda
dal punto di vista della filosofia, insomma, diventa tutto, è tutto molto complesso. Non a caso sono nate discipline come la bioetica, e che prima non c'erano, e così via. Perfetto, benissimo. Grazie mille. Grazie mille per le risposte. Allora, professor Ciardi, siamo alle ultime due domande. Adesso si collega Giorgia Maccione del Quinto A. Ciao Giorgia, a te la parola. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, la mia prima domanda riguarda la noetica, che è una pseudoscienza di cui probabilmente si è sentito parlare ultimamente. La mia domanda è la seguente. Lei pensa che un giorno il progresso tecnologico, ma anche biologico e diciamo cognitivo umano, siano sufficienti a trasformare la noetica in una vera e propria scienza, oppure a causa anche della complessità degli argomenti che questa indaga, diciamo, che sono tutt'altro che semplici, è destinata per sempre a rimanere una pseudoscienza, sempre secondo diciamo quell'idea per cui l'uomo è in grado di utilizzare circa il 2% delle proprie capacità cognitive? Cioè, la domanda vera è: l'uomo quanto si conosce dal punto di vista intellettivo? Potrebbe un giorno la ricerca, il progresso, smentire, diciamo, quello che siamo abituati a credere? Allora, Giorgia, cioè, hai fatto una domanda veramente bellissima e su cui io lavoro tanto anche all'università o con gli studenti, insomma, cerco anche qui di essere sintetico. Allora, il problema non sta mai nelle cose che si studiano, ma come si studiano. È quello il problema. Il problema non sono le domande, ma il modo in cui poi noi ci avviciniamo alla risposta. Allora, la noetica si pone delle questioni interessanti, però se continuerà a farlo come lo sta facendo ora, sarà sempre una pseudoscienza, sempre. Perché sono questi vaghi rimandi. Tra l'altro, diciamo, il proponente fu un astronauta, mi sembra, una delle mi sembra fosse stato, che sia stata uno dei primi, sia stato un astronauta. Ma allora, questo tema, no, delle relazioni, il cervello, la mente, le capacità dell'uomo. Allora, intanto, come diceva anche Marco Scalafima, quante volte è stato proposto nel corso della storia della scienza? Infinite. Infinite. Perché sono affermazioni talmente vaghe che tutti possono fare. Se tu vuoi veramente trovare studi scientifici seri che trattano gli argomenti di cui vorrebbe parlare la noetica, c'è tutto l'infinito e bellissimo campo delle neuroscienze, dove se vuoi io ti do anche delle indicazioni e dei consigli. Cioè, ci sono specialisti di neuroscienze che studiano seriamente tutti questi problemi. Tutta la psicologia cognitiva, come dicevo prima. Cioè, non è che la scienza non studia il tema delle relazioni mente-corpo, come ci ha spiegato prima anche Marco Sigala. Lo studia infinitamente, ma lo fa in maniera seria. Ogni tanto escono fuori, invece, questi tentativi, no, di proposte alternative che rimandano, no, diciamo, no, sono anche accattivanti, perché c'è sempre la polemica contro la scienza ufficiale che ci nasconderebbe chissà quali segreti, oppure questa scienza ufficiale che è un po' ottusa, che non si interessa a determinati problemi. E qui ti dico una cosa specifica. Io non lo so se lo sai, ma sta roba del 2% del nostro cervello, del 10%, è una delle più grandi bufale mai messe in circolazione. Perché non ha nessun senso scientifico. Cioè, se tu parli con qualsiasi neuroscienziato, ti spiega che il cervello non funziona così. Non è che funziona 10% sì, 20% no. È una macchina molto più complessa. Però, come tu sai, e lo ripeto, io vado pazzo. No, non so, ci sono vari film, no, basati su questo tema delle potenzialità del cervello. Mi sembra che uno degli ultimi, aiutami anche voi, no? Recente, com'è quello, c'è, cioè, quello Scarlett Johansson, come si chiama? Sì. Me lo ricordo 5-6 anni fa.
Sì, 5-6 anni fa, deve... ma ce ne sono tante, no? Ce n'è un altro, mi sembra sia Endless, no? Questo, no, che noi utilizziamo, ecco, poi se vuoi degli articoli su questo, però questa è proprio una vera e propria bufala scientifica che non ha nessun fondamento. Quindi non so, ecco, se ti ho risposto, sono, capito, gli studiosi delle pseudoscienze come Carl Sagan, Gould, no? Sono citati anche nel libro. Cioè, alla fine del mio libro c'è quella citazione di Carl Sagan, che è stato uno dei grandi astrofisici del Novecento, ma anche grande divulgatore. E lui dice una cosa giustissima. Le pseudoscienze sono estremamente affascinanti perché toccano i temi essenziali scientifici o etici o ci mettono di fronte... Cioè, io lo vorrei incontrare un alieno, veramente, se potessi. Cioè, incontri avvicinati del terzo... Cioè, i film di fantascienza con gli alieni sono tra i miei preferiti. Però quella è letteratura, quella è cinema. Quando devo fare un discorso razionale, devo porre la questione in un altro modo. Le pseudoscienze, ecco, sono un modo accattivante di porre delle questioni scientifiche, però poste male. E, però hanno tanta presa perché sono anche poste in maniera molto semplice. Quindi le persone, certe cose... Dice, ma perché non potrebbe essere che... ed è qui, no, che si gioca la battaglia tra il capire come funziona la scienza, lo spirito critico e il saper distinguere invece tra un'opera di letteratura o di fantascienza, ripeto. Uno dei miei film preferiti, perché io sono del 63, quindi ho quasi 59 anni, quando ovviamente a 14 anni ho visto Incontri avvicinati del terzo tipo, quello è rimasto uno dei miei film preferiti. Quando lo spiego agli studenti, cioè io faccio le lezioni anche su cinema, film, fumetti, no? Proprio per far vedere come le idee scientifiche si diffondono nella cultura popolare, ci guardiamo tutti insieme Incontri avvicinati del terzo tipo, io ogni volta lo vedo mi emoziono, dopodiché gli spiego che le basi di quel film sono totalmente pseudoscientifiche, cioè non c'è niente di vero. Bisogna avere la capacità di fare questo sforzo di distinzione, come del resto, guarda, anche i grandi poeti sapevano fare. Questo è un altro aspetto che ora non possiamo esaminare, ma a volte, come hai visto, non so, ora, tu sei appassionata di manga? Anime? No, in realtà no. No, fumetti, no, queste cose. Però appunto nella pseudoscienza, hai visto, lì ci ha citato uno dei grandi maestri della letteratura dell'orrore, del soprannaturale, che è Lovecraft, famoso, diciamo, negli ambiti dei nerd, è così. È quindi uno dei grandi autori dell'orrore, del soprannaturale, le storie più fantastiche possibili, poi quando doveva parlare di scienza dice no, in scienza bisogna stare ai fatti, Cioè, questa roba che scrivo è tutta roba inventata, perché è divertente. Ma la scienza è un'altra cosa. Spesso le persone fanno confusione tra i vari ambiti. E diciamo che il vantaggio anche della pseudoscienza è che si arriva più a una risposta. Non problematizzi la risposta. In fondo, appunto, dici, usiamo soltanto il 2% delle potenzialità del nostro... Chissà cosa potremmo fare con l'altro 98. È quello che facciamo. Cioè alla fine, se questo... gli studiosi di neuroscienze, per esempio, su queste questioni sono sempre molto discreti, perché dicono... Ah sì, io studio questa cosa qui molto particolare, ma che implicazioni ha poi sul, per esempio, come funziona la nostra mente? Il passaggio poi da quell'aver studiato quella parte delle nostre capacità a come funziona la mente, è un passaggio enorme, perché la nostra mente deriva da un'interazione continua in termini chimico-elettrici tra circa 100 miliardi di neuroni e ogni neurone ha svariate sinapsi, sono i vari collegamenti, cioè, quindi parliamo di numeri enormi, quindi è una cosa di una complessità enorme. Noi riusciamo, gli neuroscienziati studiano
non so, come funziona l'area del cervello tipicamente dedicata al movimento, tipicamente dedicata alla vista, ma in realtà ci sono altre aree del cervello che contribuiscono, le quali però subiscono l'interazione di altre aree che non c'entrano niente con la vista o con il movimento. Quindi come fai a dire la mente, no? Come si riduce, come fai a contare il 2% di che cosa? Di una complessità enorme in cui appunto qualunque interazione probabilmente deriva da un'interazione tra un miliardo di cellule con svariati miliardi di sinapsi. Ma come lo conti il 2%? Cioè, quelli che dicono questa cifra, su che base lo dico? Qual è il loro numero di riferimento? Prendendo di 100 miliardi elevato a una potenza, non so, Francesco, tu che te la cavi in 100 miliardi elevati a svariati sinapsi, come contano questo 2%? Buttano lì un numero e poi bello, pensa cosa potrei fare con il restante 98. Sì, sono risposte facili in qualche modo a domande molto più complesse. Se pensiamo a chi ha fatto per l'appunto scienza, i grandi del passato, che sono Archimede, possiamo forse leggere i libri loro, vedere, confrontarci con loro, vedere se siamo alla loro altezza. Adesso non vedo la necessità di immaginare che abbiamo, che ne so, questa armata segreta che magari con un colpo di fortuna riusciremo a sbloccare. Ecco, mi sembra molto più facile provarci, ecco, proviamoci a scuola, facciamo, leggiamo un libro in più, non so se magari questo probabilmente rientra nell'etica, però mi sembra un modo relativamente... forse anche semplice. Poi scusa se sono intervenuto, però c'avevo un bel inciso di Bertrand Russell che parlava, in particolare lì parlava di filosofie che avevano influito su situazioni politiche, però diceva una cosa molto divertente, che molto spesso le filosofie costruite su principi sbagliati sono molto più divertenti, molto più stimolanti di quelle invece basate su principi ben sceverati, ben esaminati. Ecco, questo mi sembra che pure sia una cosa che in qualche modo è curiosamente vicino a quello che abbiamo detto, cioè che anche nel ragionare è molto più bello immaginare soluzioni, certo, facili e emozionanti, piuttosto che fare il duro lavoro, insomma, di studiare, prepararsi, confrontarsi. E... Io proprio in una battuta, secondo me... si potrebbe dire che sono questioni anche proprio di educazione civica, cioè nel senso che molte delle cose di cui stiamo parlando a volte io le sviluppo appunto con le scuole in progetti di FICTO o anche per l'educazione civica. E quindi, cioè, forse bisogna riflettere un po', no? Anche su queste ore di educazione civica che sono a disposizione delle scuole, e che forse con un certo tipo di taglio, no, indirizzato proprio al tema di come si sviluppa lo spirito critico, potrebbero risultare di utilità. Chiusa la parentesi. Non ho una parentesi molto interessante, conoscendo la nostra preside l'avrà già captata, fatta sua. Assolutamente sì, io la stavo già pensando, il pensiero critico applicato al digitale, all'educazione, uno dei tre rami dell'educazione civica, secondo le linee guida, era proprio l'educazione al digitale. È lì che i nostri ragazzi devono applicare lo spirito critico, il filtro rispetto ai social media, e su questo proprio, professore, lei mi ha dato assolutamente un input. Un uso consapevole dei media è la cosa che dobbiamo chiedere ai nostri ragazzi, quindi lo spirito critico è assolutamente applicabile anche all'educazione civica, nella fattispecie all'educazione digitale. Benissimo. Bene. Giorgia, brevemente l'ultima domanda e poi credo che possiamo passare ai saluti, se Francesco Vissani ci dà l'ok. Benissimo. Volevo dire velocemente che sono d'accordo sul fatto che molto spesso le pseudoscienze vengano utilizzate come strumento per attirare l'attenzione. Infatti, cioè, io sono appassionata di libri di storia, soprattutto quelli che riguardano il mistero, e ho preso spunto per questa domanda proprio da un libro di Dan Brown, quindi davvero è sempre, cioè, lo so, me ne posso anche in maniera molto credibile, diciamo, quindi. Sì, è quello, ma ci hanno fatto il film anche, giusto?
Si chiama il simbolo. Allora, forse un film ispirato, okay. Comunque. Sì, sì, no, Dan Brown, ci possiamo fare un corso universitario su Dan Brown. Allora, presento la seconda domanda. E la seconda domanda, in realtà, la presento io, ma è di una mia compagna, si chiama Giulia Palumbo. Giulia chiede, perché le pseudoscienze sono così popolari? Il loro seguito ne dimostra un'effettiva utilità per l'uomo, utilità che magari potrebbe anche non essere strettamente legata al mondo scientifico, ma comunque utilità a 360 gradi. Allora, in parte abbiamo già risposto adesso il perché sono così popolari. L'utilità è dimostrata nel fatto che però studiando in maniera seria e appropriata, cioè scientificamente, questioni poste dalla pseudoscienza, noi abbiamo imparato tante cose vere su come funziona la scienza. E tornando all'esempio del funzionamento del cervello, uno dice, ha senso la domanda, noi usiamo solo il 10% del nostro cervello? Certo che ha senso la domanda, cioè tutte le domande hanno senso. Poi uno va a studiare seriamente il problema e capisce veramente come funziona il cervello, spiegando anche che la questione del 10% non ha nessun significato. Questo vale su tutto. È lecito porsi la domanda se non siamo mai stati sulla Luna? Perché non devo farmi la domanda? Perché non devo avere dei dubbi? L'ho scritto anche nel libro. Il dubbio è il punto di partenza di ogni ricerca scientifica. E il dubbio è anche il punto di partenza del complottista. Cioè il complottista continua a navigare dentro il suo complotto, invece lo scienziato fa un passo oltre, pone tutto in dubbio, ma poi arriva a distinguere il falso dall'incerto attraverso il lavoro di molti. E quindi dallo studio delle pseudoscienze abbiamo imparato tante cose scientifiche. Detto questo, c'è la domanda, c'è la questione delle questioni, no? Cioè tutti noi vorremmo delle risposte ai problemi fondamentali. Allora, tu sei in quinta, Giorgia? Sì. Quindi Kant l'hai già studiato? Sì. Sì, quindi la risposta te l'ha già data lui? Sì. Cioè quelle risposte fondamentali sono al di fuori di ogni possibile dimostrazione scientifica. Appartengono al mostro delle nostre credenze. Vuoi credere? Credi. Dio, Buddha, Allah, c'è il mondo delle credenze, c'è il mondo delle passioni, ognuno si dà le proprie risposte. Tutto ciò però non deve influenzare quello che è il lavoro comune che facciamo tutti insieme, che è quello della ricerca della natura, delle cose, quello che chiamiamo scienza. Non a caso, quando si fa scienza, in un laboratorio scientifico, siamo tutti insieme, inglesi, francesi, africani, asiatici, parliamo tutti la stessa lingua e quando ci riusciamo mettiamo fuori il nostro credo politico, religioso, e così via. Quando gli astronauti e i cosmonauti sono andati nello spazio, no? Russi e americani si sono fatti la guerra, la corsa allo spazio. Però erano amici fra di loro gli astronauti e tutti dicono le stesse cose. Quando guardiamo la Terra dall'alto, vediamo questo piccolo puntino blu perso nel cosmo e siamo tutti uguali, americani, asiatici, africani, perché siamo tutti dentro la stessa astronave e dobbiamo condividere tutti lo stesso tipo di viaggio, no? Quindi la scienza è anche questo. E questo, la cosa straordinaria, a cui finisco, è che queste cose le diceva già Galileo Galilei. E questa è la cosa straordinaria, insomma. E quindi noi portiamo avanti un po' quella lezione che poi è il rapporto tra scienza e religione, appunto, e tutte le cose abbiamo detto adesso.
Le pseudoscienze danno un po' una risposta, no? Sono un modo di colmare dei vuoti rispetto a speranze o aspirazioni, in maniera molto semplice, no? Che noi abbiamo. Cioè, per esempio, gli alieni, no? Gli alieni spesso diventano un sostitutivo, cioè molte disquisizioni sugli alieni diventano un sostitutivo di discorsi sulla religione. Non si pensa più a Dio, ma si pensa all'alieno che verrà a salvarmi, no? Che verrà... Ora qui il tempo è passato, però insomma penso che più o meno ci siano chiariti alcuni sì, concetti. Sì. E comunque io sono sempre a disposizione, ecco, per se avete ulteriori cose da chiedere. Lì grazie è mille. Stato molto chiaro, grazie. Io ringrazio l'organizzatore di Sani che ci coinvolge nelle sue follie, come le definisco. Ringrazio la nostra preside, dottoressa Solipaca, scusatemi, sono essere stanca da stamattina, che ci ha consentito anche di partecipare a questo evento, i nostri ospiti, i nostri ragazzi, molti dei quali sono collegati su YouTube. E una frase per chiudere questo evento, professor Cia, un augurio, cosa dovrebbero avere i nostri ragazzi in quella che la nostra preside chiama la cassetta degli attrezzi, di cui non possono fare a meno dal suo punto di vista? E ci salutiamo. Direi che la curiosità di non fermarsi mai, diciamo, a quello che può essere la propria convinzione individuale, ma essere disposti a metterla a confronto con quella degli altri, però in maniera guidata, ecco, secondo alcune regole e principi che poi sono alla base del modo in cui si fa un ragionamento corretto. E poi non deprimersi troppo e non essere pessimisti sul futuro, perché se c'è una cosa che la storia si insegna è che ogni età è sempre pensato di essere in un momento critico, tragico e catastrofico, però se si fanno le cose nel modo giusto, poi in realtà le prospettive sul futuro sono molto migliori di quello che si può pensare, ecco. Basta solo guardare a quello che è accaduto 70 anni fa, quindi in Europa, e quindi non, se si fanno le cose in un certo modo. E poi adesso, diciamo, voi siete quelli che, no, si parla sempre di futuro, ma in questo momento noi vi stiamo solo trasmettendo delle nostre esperienze per un futuro che poi dovrà essere costruito da voi, e magari facendo tesoro anche degli sbagli che sono stati fatti in precedenza, perché le cose si possono sempre migliorare, purché facendolo in maniera, appunto, con quel giusto metodo di cui abbiamo parlato oggi. Benissimo, grazie di nuovo a tutti, grazie a voi. Anche grazie a coloro che ci hanno seguito sul canale YouTube. Grazie. Grazie. Buonasera. Grazie ancora. Grazie. Buonasera, grazie. A domani. A presto. Arrivederci. Thank you.